Oggi la tiroide, la funzione, le funzioni della tiroide, le disfunzioni e le diagnosi in caso di tumore benigno o maligno. Per questa ghiandola che è importantissima del nostro organismo, si trova sotto il pomo di Adamo e che produce ormoni molto importanti che regolano il nostro metabolismo, il battito cardiaco e anche la temperatura del nostro corpo dipende sempre dalla tiroide. Con noi per parlare di diagnosi sulle funzioni della tiroide, il nostro specialista Salvatore Capuano, benvenuto dottor Capuano, Buongiorno a lei e a tutti i suoi responsabile del telespettatori. servizio di medicina nucleare presso la casa di cura Salus di Battipaglia. Come in altre occasioni, lancio la notizia del focus di questa mattina, l'abbiamo postato su Facebook e su YouTube per invitare chi fosse interessato ad indirizzarci delle domande, dei quesiti al nostro indirizzo info@quotidianomedicina.it, quesiti che potete inviarci anche durante o al termine di questa intervista e poi il dottor Capuano vi risponderà via email. Dunque veniamo al primo quesito, alla prima domanda. Per avere un responso, dottor Capuano, su come funziona, dice il telespettatore, la nostra tiroide, è sufficiente un esame del sangue? Certamente sì, l'esame del sangue è la condizione base per vedere il funzionamento della tiroide, però bisogna distinguere cosa noi vogliamo conoscere della tiroide. Se vogliamo conoscere semplicemente il funzionamento, allora il TSH e gli ormoni, diciamo, della frazione libera, l'FT3 e l'FT4, sono più che sufficienti per farci capire come la nostra tiroide funziona, in particolar modo il TSH, che è l'indice fondamentale. Se noi vogliamo poi conoscere se la tiroide è stata o meno soggetto di processi infiammatori, allora dobbiamo integrare queste analisi con il dosaggio degli anticorpi, l'anti-TPO e l'anti-HTG, che ci dicono se questa tiroide è stata soggetto o meno a un processo infiammatorio. Qualora in uno step successivo, in una patologia nodulare o in persone operate alla tiroide, vogliamo sapere se queste condizioni nodulari o post-operatorie sono stabili, tranquille, eccetera, integreremo ulteriormente queste analisi facendo il dosaggio della tiroglobulina e della calcitonina. Ma certamente l'analisi del sangue è la base per il funzionamento Esatto, della è tiroide. basilare. E quindi andiamo alla seconda domanda, che poi è, come dire, l'evoluzione dello studio di come funziona la nostra tiroide, è l'ecografia. L'ecografia è l'esame, come si dice, gold standard, l'esame guida, insomma, per valutare la morfologia della tiroide del o dei noduli. E quindi la domanda che ci è arrivata al nostro indirizzo: in cosa l'ecografia si distingue dalla scintigrafia? Posso fare, dice il telespettatore, la telespettatrice, posso fare l'una e l'altra insieme? Ci sono delle controindicazioni? Allora, come lei giustamente ha detto, l'ecografia è l'esame gold standard della tiroide. L'ecografia ci dà la possibilità di visualizzare praticamente la morfologia della tiroide, cioè com'è la tiroide, dove è posizionata, la grandezza, la struttura, la presenza eventualmente di noduli e nell'ambito dei noduli come sono caratterizzati questi noduli, se liquidi, solidi, misti, eccetera. Quindi l'esame del sangue più l'ecografia della tiroide definiscono una buona conoscenza della tiroide in toto. A questo punto qua, qual è la differenza con la scintigrafia? È fondamentale perché la scintigrafia, come tutte le indagini che fanno parte della branca della medicina nucleare, non è una scintigrafia morfologica, ma è una scintigrafia, direi, funzionale, cioè ci dà la mappa visiva di tutte le cellule della ghiandola tiroidea che funzionano, cioè che prendono lo iodio, perché quello che noi iniettiamo è semplicemente un pertecnettato che si comporta nell'ambito della tiroide come lo iodio, cioè entra nella cellula, però chiaramente non partecipa alla sintesi degli ormoni. Allora, quando io vedo una tiroide scintigraficamente rappresentata, significa che tutte quelle cellule hanno captato, hanno preso il pertecnettato. Laddove esistono delle zone in cui sono state sostituite da noduli o da processi invasivi o da processi necrotici o da processi infiammatori, chiaramente la cellula è distrutta e là non avrò concentrazione del tracciante, quindi avrò delle zone di concaptazione. Conseguenzialmente, se esistono dei noduli che funzionano molto di più rispetto alla tiroide, quindi i cosiddetti adenomi tossici, il Plummer, che poi è causa di vari di ipertiroidismo,
e la cellula di quel nodulo concentrerà maggiormente diciamo, il tracciante che noi abbiamo iniettato. Per cui ecco perché noi parliamo di noduli caldi e noduli freddi. Ed è importante capire la differenziazione nella patologia nodulare perché l'iter diagnostico e terapeutico è completamente opposto. Un altro motivo per cui la scintigrafia è consigliabile è per avere una mappa della tiroide, perché possono esserci pure tessuto ectopico, retrosternale, retrogiugulare, che chiaramente è difficile indagare a livello ecografico, e sicuramente se una tiroide deve essere operata, avere una mappa scintigrafica della tiroide è fondamentale. Mi chiedeva il paziente se Sì, ci fosse sono i complimenti. perischioso o meno. Sì. Assolutamente no. Il pertecnettato è un isotopo semplice, bassa energia, emivita di 6 ore, che non dà nessuna controindicazione per quello che riguarda allergie, diciamo, reazioni Sì. e altro. L'unica avvertenza che noi un po' in tutti gli esami scintigrafici consigliamo è quella di rimanere un 40 ore lontano dai bambini e dalle Sì, donne sì, incinte, sì. in modo che praticamente l'isotopo che noi abbiamo somministrato si azzera completamente nella Sì, sua. ho letto che dopo bisogna bere molto, è vero, per Allora, diluire, per sciogliere. per la tiroide un po' di meno. Se andiamo sul rene, sì, perché aumentiamo il metabolismo, però per la tiroide la dose che noi somministriamo è estremamente bassa, Sì. Sì. quindi viene captata dalle cellule perché vorrebbe entrare nel meccanismo di formazione degli ormoni, non c'entra e la rimane, e là Sì, praticamente si sì, sì, sì. esaurisce. Bene, sul rene poi parleremo in un'altra occasione, sulla diagnosi, appunto la diagnostica per quanto riguarda il rene. Veniamo ad un altro quesito. L'altro quesito dice, sono stato tiroidectomizzato, cioè la asportazione della tiroide, per un nodulo tumorale papillifero. Mi hanno fatto fare per il passato il total body, cioè Con gli odio 131. sì, tutto il corpo. Ora mi controllano solo con l'ecografica, con l'ecografia del collo e i dosaggi ormonali. Perché? Semplicissimo. Generalmente il tumore papillifero, il K-papillifero, ha una caratteristica, diciamo, negativa e una caratteristica positiva. La caratteristica negativa è quella che può metastatizzare prevalentemente a livello dei linfonodi del collo. La caratteristica positiva è che queste metastasi sono iodio-captanti, cioè si comportano come una tiroide. Allora cosa viene fatto? Una volta asportata la tiroide, perché sennò sarebbe inutile, viene fatto un total body iniettando una sostanza, lo iodio 131, che come indica la parola, essendo iodio, entra nella cellula, diciamo, della ghiandola tiroidea e praticamente emette radiazione. Così come entra nella cellula praticamente anche dei noduli metastatici, Sì. chiaramente. E lo iodio 131 viene utilizzato o come terapia, quindi abbiamo la radioterapia metabolica sfruttando la sua emittente beta che è corpuscolata, oppure viene utilizzato come diagnostica per quello che riguarda l'emissione gamma dei 364 Gb. È ovvio che non viene fatta prima perché sennò andrebbe tutto nella tiroide. Questo ci permette di individuare praticamente se esistono delle metastasi a distanza. Una volta fatto questo, poiché lo iodio 131 è un isotopo pesante, cioè ha un'emivita di 8 giorni e mezzo, ci vogliono 56 giorni, non conviene ripetere costantemente Sì. questo esame. Per cui in questo caso qua la tiroglobulina è uno standard fondamentale negli operati alla tiroide. Per cui con la tiroglobulina noi controlliamo che il livello sia sempre basso, quasi assente, perché non c'è più la tiroide. In più facciamo un controllo dei linfonodi, di cui ne abbiamo già parlato tante Sì. volte sui linfonodi, se possono variare. È ovvio che i linfonodi possono variare anche per altre patologie, non semplicemente per questo. Ma se la tiroglobulina è sempre bassa, e anche se io mi trovo un linfonodo alterato, io posso stare tranquillo che la patologia della tiroide è diciamo, assente, e quindi non ci sono ripetizioni. Ed ecco perché, avendo queste due possibilità, sia per quello che riguarda la ecografia dei linfonodi accoppiata alla tiroglobulina, non sottopongo il paziente a ulteriori total body, che io ho di 131, Sì. che potrebbero essere da noi. Qualora poi si dovesse aumentare la tiroglobulina, vedere qualche modificazione del linfonodo, allora si avvia tutto un iter di ricerca specifico, comprensivo anche dell'ago aspirale. Sì. Ecco, le domande sono state tantissime. Abbiamo scelto quest'altra per concludere,
questa nostra intervista molto interessante. Ho avuto una diagnosi di TIR3A su un nodulo tiroideo di 12 mm. Ho una tiroidite di Hashimoto da 10 anni che curo farmacologicamente. C'è chi mi ha detto di operarmi e chi invece di controllarmi. Ho molti dubbi. Lei cosa mi consiglia? Dunque, il paziente in questione è affetto da due patologie. Una patologia infiammatoria tiroiditica autoimmune, verosimilmente, che sottopone il paziente. Qui si vede il soggetto che ha una tiroidite di Hashimoto. Molte volte sono la maggior parte sono tiroiditi di Hashimoto che sono su base autoimmunitaria. Quali sono i sintomi più evidenti? Dunque variano, perché all'inizio la tiroidite praticamente si può manifestare con un ipertiroidismo, perché si ha la rattura della cellula nell'ambito della ghiandola tiroidea e l'immissione in circolazione di tutti gli ormoni esistenti. Per cui un paziente va in ipertiroidismo fortissimo, con un TSH molto basso, può avere anche certe volte esoftalmo, cioè praticamente gli occhi sporgenti. Successivamente, poiché la tiroide non è in grado più di produrre ormoni e questi ormoni finalmente vengono a lungo tempo distrutti a livello periferico, il paziente va in ipotiroidismo e quando va in ipotiroidismo deve fare una terapia sostitutiva. Nel caso della signora o del paziente, non so se è un maschio. È un maschio, nel caso del paziente, questa tiroidite autoimmunitaria, questa tiroidite, diciamo, sarà sicuramente curata tramite una terapia sostitutiva con la levotiroxina. Successivamente si è stato scoperto un nodulo di 12 mm e a questo punto qua ha fatto giustamente l'ago aspirato e è andato un T3A. Allora, se questo paziente avesse fatto questa classificazione, avesse avuto questa classificazione di T3 prima del 2007, sarebbe stato sicuramente avviato all'intervento chirurgico, perché il T3 è un nodulo indeterminato sospetto di tumore. Però è stato visto poi successivamente che la maggior parte di questi noduli in definitiva non presentavano cellularità follicolare all'interno, per cui hanno fatto una due classificazioni nell'ambito della T3, la T3A e la T3B. La T3A è una classificazione a bassissimo rischio di riproduzione del tumore, per cui per chi ha T3A si consiglia il controllo sia da un punto di vista ormonale, sia da un punto di vista ecografico, il follow-up con l'ago aspirato annuale. Qualora si dovesse avere una trasformazione, si va all'intervento. Se fosse stato invece un T3B, avrebbe sicuramente il paziente doveva andare all'intervento. Allora il consiglio che io do al paziente è di controllarsi, non c'è nessuna necessità di ricorrere all'intervento. Questo, il quale nel paziente in questione è relativo, perché lui già è sottoposto a terapia sostitutiva. Ma pensiamo a un paziente che è normofunzionante. Toglierci la tiroide gli avremo creato dei problemi per tutta la vita. Per cui praticamente questa doppia classificazione ha un significato veramente importante. Ecco, e di tiroide parleremo ancora nei prossimi giorni, perché c'è un meeting alla Casa di Cura Salus di Battipaglia, tiroide e dintorni, promosso appunto dalla Salus e dal suo endocrinochirurgo, dottor Sanzione, giunto alla quarta edizione, quindi annualizzato. Endocrinologi, diagnosti ovviamente, endocrinochirurghi provenienti da tutta Italia. Tutte le novità, le tecniche diagnostiche, quelle chirurgiche, viste un po' a 360 gradi, in questo meeting che ormai è diventato, come dire, annuale. Noi con il dottor Capuano ci vedremo ancora, sempre con le domande e risposte dei telespettatori, delle telespettatrici, la prossima volta, credo insomma fra un mese circa, sul rene. Però voi sarete avvertiti, se volete fare le domande ovviamente, attraverso appunto i social, attraverso Facebook e YouTube, su digitando appunto Quotidiano Medicina. E vi anticipiamo quello che vedrete domani, martedì 11, prima alle 8, le notizie. Importante per i bambini imparare a dire piccole bugie, secondo uno studio dell'Università di Toronto, perché migliorano capacità cognitive, migliorano alcune abilità, quindi viene sfatato il mito della non dire bugie, insomma, perché sarebbe il contrario. Subito dopo il focus. Non divulghiamo molto. Non divulghiamo molto.
Quotidiano Medicina Today, la medicina vera, le notizie sulle scoperte provenienti da tutto il mondo. Quanta plastica c'è nei nostri mari, sulle nostre spiagge? Fino a 2000 tonnellate, stima uno studio dell'Università di Pisa. C'è anche il DDT tra le cause dell'autismo, lo dice una ricerca della Columbia University su un campione di 768 coppie di bambini con diagnosi di DSA, cioè di disturbi. Una nuova tecnica italiana per combattere la calvizie è basata sulla infiltrazione di derivati del sangue, capace di far ricrescere i capelli nell'80% dei casi. Chi dice che i carboidrati riducano la vita dichiara una stupidità, invece esattamente il contrario, la sostiene una ricerca scientifica del Brigham and Women Hospital di Boston su 15.000 partecipanti tra i 45 e i 64 anni. Nuova tecnologia per combattere la zanzara tigre senza ricorrere agli insetticidi. La zanzara tigre è portatrice dei virus Zika, dengue e chikungunya. Lo dice uno studio dell'Enea, che ha manipolato un batterio che rende i maschi in grado di sterilizzare le femmine, quindi veramente è una cosa molto complessa e sofisticata, con cui si accoppiano, quindi interferendo sulla trasmissione dei virus. Quindi vi aspetto domani su queste notizie, tutte scientificamente sperimentate e testate dalle più importanti università del mondo. Grazie ancora al dottor Salvatore Capuano, ci vediamo presto. Grazie sempre a lei. Con domande e risposte, voi digitate sempre sui social, su Google, Quotidiano Medicina, che vi porta direttamente ai social network. Grazie a Carmine Marano in regia, voi da casa, e linea alla rete.